Nella puntata dedicata alla scelta di Sara Affifella, tutte le anticipazioni le potete trovare su Gossip Blog. Ovviamente, ha presenziato anche Niloufar Haddati, la tronista napoletana di origini iraniane che, poco tempo fa, ha lasciato uomini e donne insieme al corteggiatore Giordano Mazzocchi. Niloufar, recentemente, è stata accusata da un suo ex corteggiatore, Stefano Guglielmini, di averla frequentata durante il suo trono, di averlo convinto a prendere parte al programma e di non aver lasciato la trasmissione dopo il suo addio, non rispettando una sorta di accordo tra i due. Stefano ha anche condiviso una foto che lo ritrae con Niloufar. Niloufar Haddati ha deciso di raccontare la verità nello studio di Uomini e Donne. La puntata in questione andrà in onda su Canale 5 domani, mercoledì 30 maggio 2018, grazie al sito newsweb.com. Però, sono disponibili le anticipazioni di quanto accaduto in studio. La puntata è iniziata con le immagini della scelta di Niloufar che, come abbiamo già scritto, è ricaduta su Giordano. È stato riepilogato, poi, tutto quello che è accaduto sui social che vi abbiamo già descritto precedentemente. Maria De Filippi, in studio, ha dichiarato che Niloufar e Stefano hanno fornito una versione dei fatti pressoché simile. Niloufar ha intrapreso una relazione con Stefano dal 26 dicembre scorso. La loro storia è andata avanti per circa due mesi. Dopo aver trascorso insieme la notte di Capodanno, Niloufar e Stefano hanno stretto un accordo stando al quale lei lo avrebbe segnalato alla redazione per farlo partecipare al programma e, successivamente, l'avrebbe scelto. Le cose, ovviamente, non sono andate così. Niloufar, in studio, ha dichiarato di aver commesso la più grande casteriscozzata della sua vita. L'ex tronista si è scusata a più riprese. In studio, ovviamente, ha presenziato anche Giordano. Niloufar ha aggiunto che, quando Stefano ha lasciato il programma, ha iniziato ad avere il timore che questa storia potesse uscire allo scoperto e che, alla fine del trono, è stato molto difficile spiegare il tutto a Giordano. Quest'ultimo, dal canto suo, ha dichiarato che la situazione, per lui, è inevitabilmente cambiata. Giordano, però, ha deciso, comunque, di restare al fianco di Niloufar in questo difficile momento. Tornando a Niloufar, la tronista ha dichiarato di non capire i motivi per i quali Stefano abbia pubblicato la loro foto. La vicenda sarebbe finita in mano agli avvocati. Niloufar, inoltre, non ha voluto vedere Stefano, presente dietro le quinte. Alla fine, è stato Stefano a decidere di non andare davanti alle telecamere. Niloufar ha anche dichiarato di essersi rivolta ad uno psicologo per superare il momento e ha confermato i suoi sentimenti reali per Giordano. L'ex tronista, ovviamente, è stata attaccata dagli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.